Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Era la trasferta più lunga della stagione, ma se la nuova Sandrocalcio non ha fatto bottino pieno, il motivo non è da ricercare nei chilometri macinati. In realtà, sul campo del Castelleone, 9.000 abitanti in provincia di Cremona, la squadra di Mister Fraschetti ha mostrato tutte le sue qualità, ma anche il limite di non saper chiudere le partite. E così, dopo due successi consecutivi, il Sondra ha pareggiato per 1-1. In vantaggio con Busto, ha sprecato troppo e si è fatta raggiungere nel finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Squadra esperta questa del Castelleone, cattiva il giusto che sa giocare anche un calcio sporco. Il Sondra se lo dovrà ricordare quando se lo ritroverà di fronte in Coppa Italia. Abbiamo fatto una buona partita su un campo al limite della decenza, che sicuramente ci ha penalizzato, però questo è il campionato, questo era anche il loro campo e nel nostro processo di crescita queste sono partite che dovremmo essere più bravi, io per primo insieme ai ragazzi, a portarle a casa, perché secondo me nel computo dei 90 e passa minuti meritavamo sicuramente la vittoria. E questa volta le parate di un super Rodriguez non sono bastate come nelle prime giornate di campionato per fare bottino pieno, anche se onor di cronaca al Sondra manca un rigore solare. In classifica i biancazzurri restano primi in compagnia del Muggiò, fermato anch'esso sul pari dal Colozio Corte, e della Trevigliese 1-0 alla Visnova Giussano, a testimonianza di come sia complesso questo girone.